Seconda Q. Buonasera e benvenuti a Radio Seconda Q. Oggi vi presentiamo alcune esperte nel campo religioso che ci parleranno delle frasi più famose che disse Gesù e che ci insegnano molte cose. Vi presentiamo Federica e Giorgia. Salve a tutti. Salve a tutti. Quali sono le frasi più famose che disse Gesù? Una ad esempio è: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. E che cosa ci insegna e cosa significa? Significa che se frequenti delle persone poco raccomandabili, prima o poi diventerai come loro. Chi non ha peccato, scagli la prima pietra, significa che tutti almeno una volta nella loro vita commetteranno dei peccati e che solo Dio è puro. Oppure c'è anche la frase: beati gli ultimi perché saranno i primi, cioè beati coloro che in passato sono stati gli ultimi perché ora potranno essere finalmente i primi, ha detto Gesù. Chi semina raccoglie, cioè chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. C'è anche chi di spada ferisce, di spada perisce, cioè chi usa la violenza. Prima o poi la stessa violenza gli verrà contro. Grazie per essere stati con noi, ci avete dato un ottimo insegnamento. Adesso diamo la linea alle nostre inviate Beatrice e Giada, che vi faranno sentire alcune interviste. Arrivederci! Adesso ci troviamo in via Parri, dove intervisteremo la signora Rossi e suo figlio Daniele. Salve, lei è la signora Rossi? Sì, salve, sono io. Come posso aiutarvi? Mi chiamo Beatrice e con la mia collega Giada siamo venute per intervistarla su alcuni detti di Gesù. Va bene, ditemi pure. Mille grazie. Gesù disse molte frasi che sono rimaste impresse col passare degli anni. Ne conosci qualcuna? Sì, certo, quelle che mi vengono in mente sono: porgi l'altra guancia, oppure non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E secondo lei cosa intendeva insegnarci? La prima, secondo me, ci insegna che ad un'azione violenta non bisogna rispondere con ulteriore violenza. Mentre la seconda ci insegna che bisogna sempre portare rispetto agli altri per poter pretendere rispetto per se stessi. Ok, grazie per la sua gentile collaborazione. C'è qualche altro membro della sua famiglia a cui possiamo rivolgerci? Sì, certo, c'è mio figlio Daniele. Buonasera, sono Daniele, come posso aiutarvi? Salve Daniele, stavamo intervistando sua mamma chiedendole se conosceva qualche frase famosa che pronunciò Gesù. Posso darle del tuo? Sì, certo. Grazie, e ora proseguiamo. Tu ne sai qualcuna? C'è più felicità nel dare che nel ricevere. Non giudicare se non vuoi essere giudicato. E infine chi trova un amico trova tesoro. Mi puoi dare una tua spiegazione? Come li interpreti? La prima ci insegna che devi trovare il piacere di donare ciò che è tuo senza aspettarti nulla in cambio. Con la seconda frase, invece, Gesù voleva insegnarci a non giudicare le persone con fretta e cercare di capirle, perché prima o poi potremo essere noi ad essere giudicati dagli altri. E infine, la terza frase ci insegna che l'amicizia va oltre la ricchezza fisica ed è più grande di qualsiasi tesoro. Grazie per la tua collaborazione e per averci donato il vostro tempo. E ora diamo nuovamente la linea a Giada. Arrivederci e buona serata a voi studio. Grazie, siamo tornati qui nello studio. Vi volevamo ringraziare per i vostri ascolti e grazie anche alle nostre colleghe. Adesso dallo studio vi mandiamo un saluto per tutta la sera. Buona serata, a presto! Radio Seconda Q.